E abbiamo qui per voi il piccolo, un piccolo bambino, mi ha detto non lo conoscono, il piccolo Achille, dovrebbe arrivare, c'è Achille? C'è un piccolo bambino? Scusi signore, mi tiene il microfono. Piova! Sì, piova! Ma, Achille, è lei? Sono io, Achille, come il tallone. Ma scusa, ma Achille è un come bambino? Come il tallone è cognome, eh? Achille come il tallone. Sai. Allora, tu sei quel bambino famoso di Poggi Ponzi? Achille come tendine, mio fratello. C'era quel bambino di Poggi Ponzi. Che stai facendo? Aspetta un attimo. Cosa hai fatto? Un attimo. Ma cosa stai facendo? Vai, a posto, vai. Cosa hai fatto? Niente, l'ho messo dietro perché sennò quando piego il ginocchio mi si schiaccia in punta e mi fa male. Invece in questa maniera infilato nel calzino corto mi rimane tutto, capito? Allora, racconta cosa hai fatto, vai. Ha fatto il provino per amici. Raccontalo, vai. Vai, racconta il provino per amici. Io sì. Ho iniziato a fare provino per amici. Sì, amici. Amici? Sì. Amici. E torno arrivato e c'era queste ballerine, avevano tutto questo vestitino. Tutù? Sì. No, tu. Io, sì. Vabbè. C'ero io, ho fatto il provino e l'ho fatto va io. Va bene, sì. Tutù. Avevano questo vestitino. Tutù. Aveva questo mio giro, no? E si vedeva l'infradito, perché ci vanno cosa? L'infradito qui dietro, l'infradito. Ma che infradito? Sì, l'infradito. Perizoma, dai. Era proprio un infradito. Perizoma. Ti dico, Perizoma. Era un infradito qui, dove si vedeva tutto. Perizoma. Qui. Che Pippo da, viva il culo, perché si vedeva. È ma sei volgare. Ma se si vedeva. Ma siamo in una scuola. E la scuola lo sanno anche loro cos'è, eh. Anzi. Insomma, Volga, racconta. Allora, hai visto le ballerine maggiorenni, tra l'altro. Mi è partita la bestia. Cosa è partita? La bestia. Mi sono anche giocato un polso a tenello, perché non ce l'ho fatta. Ma quando mi parte... Senti, se sei un bambino, tu ci avrai un pisellino lì davanti. Col pisellino mio si fa il minestrone per tutti e avanza anche per domani, lo sai? Come la riotta. Però... Allora, senti. La ricotta e il culo ti va a botta poi. Lo sapevo, questo era un detto. Senti, a De Filippi ha detto nulla di questa cosa? Ce l'ho anch'io, ha detto no. No. Ha fatto cose. Basta! La professoressa invece Celentano mi ha fatto Achille, cosa fa? Ho fatto, cosa è successo? Mi sono girato, mi sono scordato della bestia, mi era passata di mente, no? E l'ho presa qui nel collo. Era in terza fila, ho fatto che c'era? In terza fila. L'hai presa con... L'ho portata all'ospedale. E che il dottore che gli ha detto? Ha fatto, dottore mi fa male qui, cosa può essere? Il dottore ha fatto, signora sembrerebbe una cazzata. Dice, lo so, mi fa male lo stesso. Un busto per 15 giorni. Anche volgare. Un busto bambino, per 15 giorni. Allora! Non urlare. Lo sai che a me è successo oggi? Cosa ti è successo? Ero in giro qui per Poggi Ponzi. Sì. È arrivato un signore e mi ha fatto, bello il tuo cane, morde. Io ho fatto, no. E lui l'ha accarezzato, il cane si è girato, gli ha staccato il braccio fino a qui, lo sai? È arrivata la polizia, mi ha fatto, perché gli ha detto che il cane è un morde? Ho fatto, perché mi è a casa, sono a sega di chi è questo? Posso sapere tutto? Ma, io ma lui ti vita. Chiedeva di... Ma scusa, lui mi ha detto morde il tuo cane, ha detto di no. Non lo so. Ma tu mi hai obbligato a sapere di chi è quel canaccio di me da lì. Ma te sei famoso, perché con questa pronuncia non ti si capisce? Racconta cosa ti ha detto il gelataio, il tabaccaio. Ti ho notato. Perché siccome ho questi problemi io. Insomma, sono stato al mare e sono andato dal gelataio e gli ho detto ciao gelataio. Lo fai gelato al carciofo? Ho fatto no. Sono andato via, sono rimasto male a bete, sono andato via. Il giorno dopo sono tornato. Ho fatto lo fai gelato al carciofo? No. Andato via anche il secondo giorno. Il terzo giorno ho fatto lo fai un po' più pimpante, vedete? Lo fai gelato al carciofo? Ho fatto no. Andato via. E quanti giorni sei andato? 28. 28 giorni. Tutti i giorni. La sua moglie se gli ha detto. E infatti la sua moglie ha fatto fai il gelato al carciofo a questo bambino. Che sono entrato l'ultimo giorno e ho fatto, ce l'hai gelato al carciofo? Ha fatto sì, ha detto, senti come fa schifo, sono andato via. Ha fatto bene. Hai fatto bene. Bravo. Hai fatto bene. Però racconta il tabaccaio. Sono andato a prendere le sigarette. Ce l'hai le sigarette sciolte. Ha fatto no, si vendono a pacchetti, un le voglio e sono andato via. Un giorno. Poi? Il secondo giorno sono tornato e ho fatto, c'hai le sigarette sciolte? Dice no, e si fanno a pacchetti, sono andato via, porti una sega. Terzo giorno? Terzo giorno sono andato e ho fatto, ce l'hai sciolte? Ma ha fatto no, peccato, sono andato via. Quanti giorni sei stato? 28 giorni. Poi la sua moglie, che è sorella di quella del gelataio, ha fatto, fagli una sigarette sciolte a questo bambino. Sono entrato e mi ha fatto, c'hai le sigarette sciolte? Ma ha fatto, sì, quante ne vuoi? Ho detto, dammi una ventina, gli ho detto, ho fatto bene.
fatto bene. Ma c'era il pacchetto davvero? No, ma mica bavala. Le volevo sciogliere. Ma alla Betone sono andato alla Betone. Il 15 dicembre c'era 2,5 metri di neve, sono andato giù alla baita. Insieme. Bellissima, ancora, alla, più alta, ancora più alta la baita. Sì. Mm. Sono andato alla chi? La baita. Era alta. Altissima, su in alto. Insomma. Sono entrato dentro, io ho fatto, ce l'hai il tè freddo? No. Ma come il tè freddo? No, dicembre. Io avevo il tè freddo e sono andato via. Il secondo giorno sono ritornato e faccio, ah, te è freddo? No, sono rimasto male. Sono e quanto sei rimasto? 28 giorni. Poi la moglie, che è cugina di quella del tabaccaio. E che gli ha detto? Faglielo il tè freddo al bambino. È vero. Sono arrivato e ho fatto, ah, te è freddo? Sì, quanti ne vuoi? Ho detto, scaldamene due tazze. È troppo freddo. Il freddo mi dava fastidio. Basta ora. Perché se gli ha capito... Il tè freddo, mi dava fastidio, capito? Racconta... Vi la spiego perché magari non hanno capito il tè freddo. Alla Betone, che ti era già freddo di tuo. Oh, allora io ho fatto. Racconta la barzellettina seria, dai. Su. No, voglio raccontare una favola con la morale. Ok, racconta. C'è una morale qui? Sì. No, una morale. No, c'è la morale quella. Vai. Un giorno sono andato in un campo di canturco e sono entrato perché ho detto mais, fame. Mais. No. Ora vado. Sono andato nel campo di canturco. Mais. No, ci sono andato nel campo, sono entrato, ho preso e c'era il granturco, lo tagliavo, li prendevo le pannocchie e me le infilavo nella gella dietro. Pannocchie di mais. Granturco. Mais. Va bene. Insomma, sono entrato in questo campo. No, va bene, con l'es, non so spagnolo. No, no, infatti io ho ragione te. Sono entrato, ho preso questo granturco e me lo mettevo dietro e giravo e ho detto e me lo, poi quando arrivo a casa me lo chiccolo e lo mangio, no? Che avevo fame. Quando sono arrivato in fondo al campo, c'era in fondo, proprio in fondo, quando sì. L'ultimo filare di granturco, c'era un campo con tutti gli uccelli che beccavano. Ho detto, ora vuol lì, io prendo un pezzo di mais, quello che lì, con un po' di granturco anche però. Sì, sì, chiaro. Se lo tiro nel capo, lo ammazzo, vo a casa, lo pelo e me lo mangio col granturco, capito? Quando sono arrivato lì in silenzio così, perché bisogna far piano, vai, cioè, no, so già che hai fatto qualcosa adesso. Mentre andavo così piano piano così, qualcuno un bocco aveva lasciato una bottiglia di plastica. Ah, lo sapevo. E sono arrivato lì, ho fatto e là, vai, e lì tutti gli uccelli, tutti fermi. Come tutti fermi? E io e loro fermi, non ne è volato uno, sai? E perché non volava? Erano tordi, non sentivano. Allora io sono andato dentro. No, tordi. Erano tordi, non sentivano, sai? Allora ho preso il granturco col mais e gliel'ho tirato nel capo. L'ho ammazzato, l'ho portato a casa, l'ho pelato e l'ho mangiato. Ah, una bella pannocchia e 55 uccelli. E dove sarebbe la morale di questa cosa? Meglio tordi che mais, è una cosa importante. Questa... Tutti, guarda, sono guarda, più mobili, questi eh? Gole di parole erano degli anni 40. Lo so, però. Allora, fatti raccontare la barzelletta. Ma non urlare, non urlo, non urlo. Fatti raccontare la barzelletta. Racconta la barzelletta. C'è, dopo 60 anni che è finita la guerra, tre ufficiali della Marina si incontrano. Oh. Un francese, un americano e un italiano. Un classico, dai. Un francese, un americano e un italiano. Un classico. No, non c'era, è rimasto a casa. No, un classico delle barzellette. Non è venuto, non è venuto. Era al liceo scientifico. Va bene, sì. Che c'era l'italiano, il francese, l'americano, il classico, non era potuto venire, dice dov'è? A casa con lo scientifico, e sono andati. E allora mentre camminavano a un certo punto vedono il figliolo di Sofri, Luca. Ah, Luca Sofri, certo. Con tutti i capelli ritti così, perché sai? Sta con Daria Bignardi. Infatti, tutti i capelli ritti così. E perché c'ha i capelli ritti? Perché tromba d'aria. Allora mentre camminavano a un certo punto, e meno male un età con Marina, sennò ci aveva il giro, eh. Allora mentre camminano, a un certo punto gli fa il francese, allora noi in Francia ci state nella vita talmente grandilo, senti come lo parlò? Parli bene francese. Lo so, no? Perché l'ho studiato 80 anni fa. Le vite talmente grandi che quando si mettono nello stretto della manica fregano da una parte a quell'altra. Enorme. Grande, enorme, una nave e enorme. E l'americano gli fa, anche noi in America ci sta delle navi talmente grandi, tu lo so parlare. No, infatti, se senti, se capisci. Faccio navi talmente grandi che per girare ci vuole l'elicottero. Quindi enorme. L'italiano, L'italiano, lì, no. Lo guarda e gli fa, vi piglio di tacco anche se c'ho le scarpe da ginnastica. N'ha fatto, no? Perché? Noi a Livorno ci sono navi nel porto, a Poppa sono in guerra, a Prù ancora non lo sanno. Sarà grande. È grande. È enorme. È grande. Quello è enorme. Allora, sei un bambino allora, fenomeno. Allora, sono un bambino fenomeno. Scusa. Allora, sei un bambino fenomeno. Vuoi raccontare, essendo qua in una scuola, come si... Insegna. L'infradito. L'infradito, vai. Insegna come si fa... No, te, non guarda a lui, te. La smetti da noi alla gente? È una gente, mi scusi, No.
La polizia. No, è la posto facente. L'agente di polizia. L'agente, allora. All'agenda, quella. Tu fai, sei bravo a far abbaiare un gatto. Chi? Come si fa? Dai. Ti vanno un bosco e ti fanno il piazzo. Dopo aver fatto lo piazzo, tanto no, dopo aver fatto lo piazzo si prende. E si chiama gattino e si fa pufì. Eccolo lì il gattino, vai, su, prendi. Prendi il gattino e fallo abbaiare, su. Prendi, eccolo lì il gattino, vai, c'è anche i bambini, guarda, eccolo là. Vai, prendi il gattino. Prendilo. Ma è qui? Sì. Prendilo, su. Sì, sì, lo prendo. Fallo abbaiare. Che cosa sarebbe questa? Una coda. Ma questa è alta di... dov'è? Alta coda, alta coda. E quante code c'ha? Ce n'ha 9. Un gatto a 9 code? Dai, lo fai abbaiare o no questo gatto? Sì. Allora. Bravo, fai bene. Perché? Ho fatto un nodo alla coda per ricordargli che un giorno crescerà. Basta, si mette in terra. Perché ha dato la pedata in bocca? Perché io via canini non litiga più con nessuno. Ora. E ora abbaia? No, senza ancora denti. No. Bisogna allora prendere una tannica di gasolio, una di cherosene e una di benzina. Si prende quella di gasolio, si sciabotta, si apre e si versa tutti i 25 litri sul gattino. Così. Perché, scusami? 25 litri perché il gasolio gli porta via le pulci. Lo sapevo questo video. È un rimedio importante. Poi si prende quella di cherosene, si sciaborda, si apre e si butta tutti i 25 di sul gattino. E questo cosa fa? Gli leva le tecche questo. Poi si prende quella. Dai, di... sulla benzina, dai, si sciaborda. No, si sciaborda. Perché non si... La racconto io e non faccio quello che mi pare a me. La apro e ci verso tutti e 5 litri soli. Perché 5 litri soli? Perché cotta di più, lo sai, no? Alla grande. E questo è cosa farebbe? Leva il pelo direttamente. Non puoi mettere prima questa allora. Che schifo! Cosa? Un gattino tutto pelato con le zecche e le pulci. Hai ragione, hai ragione. Ma ora baia quindi? No, tutto... ancora no. Tutto gattino... Ma come abbiamo un gattino glabro? Un po' gonfio ce l'ha. Che cosa? Il glabro, la pedata di prima. Senza peli? Senza peli. Ecco. Bello pregno di materiale. No, non è no. Pregno. Perché non è pregno? È un maschio, un cervezzo. Un gattino normale. Zuppo? Zuppo va Zuppo meglio. Di liquido infiammabile. Si prende un fiammifero, spengilo, spengilo. Se tu accendi una fiamma libera, col gattino prende fuoco. Ma la reggevo io, non era libera. No, 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 no. State, c'è il gattino qui che è pieno zeppo, zuppo di... Sì, ascolta, la fo io e bisogna dargli il fuoco. Perché devi dar fuoco? Perché quando si butta il gattino e il fiammifero sopra prende fuoco fa... Oh! Provai una volta sola, cioè una volta sola fa... Oh! Sei una bestia, una volta e fanno anche l'applauso! No, fai schifo, ti denunzio! Good, con la zeta! Di querelio! Senti, poi ti racconta l'ultima e poi va... No, poi ti racconta una cosa... Quale? Una cosa... Sono stato l'altro giorno al mercato. Non ce la fa più lui, si è calata. Ne può più, ne porta via. C'è da pisciare. Vai, allora. L'altro giorno al mercato, voglio comprare dei carciofi. La sai? Lascialo fare. La sai, sei sicuro? No, perché se me la finisce siamo rovinati. Non gliela finire, non gliela finire. Al mercato voglio comprare dei carciofi e sono andato dal carciofaio, che quello che vende carciofi, e dice la carciofi, ma dici quanto costa? Non ero l'uno, ho fatto troppo caro, e via. E sono andato via. È finita? No. Però mi piaceva perché mi fa ridere a me il finale. Allora sono andato da un'altra parte e ho detto ce l'hai carciofi? E lui mi ha detto sì ce l'ho. Quanto cottano? Ti ho detto, guarda un latte in più, lo vedi mi è andato via tutto quel culino tutto stretto? Ce lo fai, ce lo fai. Allora sono andato da un'altra parte e ho fatto ce l'hai carciofi? Quanto cottano? 50 centesimi, troppo cari. Sono andato e la sai ora? La sai? No, ho detto di no. Ma perché c'ha la faccia di quelli che c'ha le barzellette? Sì, le sanno, esattamente. Allora sono andato in un'altra parte e ho fatto, volevo carciofi, questo mi ha fatto, non ce l'ho c'ho pomodori. E tu, ma volevo carciofi. Se mi compri pomodori ti do carciofi. Allora ce l'aveva? Pochi. Ma sai ora? Ha detto di no, la sa. Sembrava che perché se me la finisce. Ma ha detto di no, vai. Allora siamo andati un'altra parte e gli ho detto va bene, dammi 4 carciofi. Mi ha dato 4 carciofi, mi ha dato pomodori e sono arrivato a casa e ho fatto la salsa. Di pomodoro. E un casino. E allora ci ho messo il pepe quanto batta, un po' di sale. Ci sono fuoco, ho fatto la salsa. Mentre ero lì che stavo facendo, ha suonato il campanello, ho fatto chi è? La porta, ha detto ben venga, dice no, la porta quella. No, no, non importa, ho chiuso. Non la sa, ha detto, dai.
E allora avevo buttato la pasta a quel punto lì, quando è cotta, che era bella ardente, l'ho colata, l'ho condita e mi sono messa a mangiarla a quel punto lì. E ora siamo al finale, che è bello. Mentre la mangiavo, ero lì che la mangiavo. E allora mi squilla il telefono, non rispondo perché la sai ora. No, ha detto non la sa. Non la so neanche io, pensavo la sapesse lui il finale. Pensavo che non ma sono così. Ma io ti denuncio. La sapeva lui. Ricordati, ti denuncio. Con la ZI. Allora, racconta via. Il safari. Sono stato al safari in Africa. Malindi, dai, Kenya. Sono stato al safari, mi hanno fatto la multa, carabinieri. Perché che ti hanno detto? Un salzano fari, no, a parte di scherzi. Sono stato al safari e in Kenya. Siamo arrivati lì in Kenya, siamo arrivati giù e volevo ammazzare un leone. Ma non si possa più ammazzare. No, non si può più sparare. Come mai? Perché non si può usare fucili. Ho detto mi porti una sega, la coltello nel groppone. Ho preso un coltello e mi sono messo così. Ma che cattiveria! A un certo punto è arrivato il leone, ma guardato, mi ha fatto. Ha fatto finta di nulla. E lui continuava. Come dice il coltello in mano, l'ho trovato qui. Dove? Su un albero. Che c'è l'albero dei coltelli? Oh, se c'è quello degli zoccoli, posso avere quello dei coltelli. Stavo lì così e il leone si è arrabbiato. Sempre pronto. Cominciava così, così mi ha fatto, me la sono fatta addosso, lo sai? Me la sono fatta addosso anch'io. Ora io, in questo momento, le fa lo sforzo del leone, deve aver esagerato, me la sono fatta addosso. Il piccolo Achille, grazie! Allora, siamo un po' gelosi dei ragazzi che sono di là, qui adesso facciamo un grande applauso ai fratelli Caianello, vieni! Che cazzo ride? Sta ridendo di cosa? Allora, buonasera, volevo presentare a mio fratello, un grande cantante. Chi è che ha, se è maschile? È un cantante uomo, quindi un cantante. Allora, signori e signori. Aspetta che mi devo mettere l'occhiamo! Che non ci vede. Signore e signori, che tutte le sere cambia nome perché non me lo ricordo mai. Ciruz Caianello! La musica! Allora, buonasera a tutti, questo stimato pubblico è interessante questa cosa. Noi siamo qua in questa scuola per parlare comunque di questo grande cantante che è mio fratello, che ha fatto veramente, ha cantato per tutte le persone del mondo. Abbiamo fatto le serate anche per l'autostrada Spa. Sì, abbiamo fatto la serata per l'autostrada Spa. Con noi c'era testimonial Caterina Caselli. Bene, allora a questo punto mio fratello, che è un grande cantante, ha cantato veramente da tutte le parti del mondo. Scusa, io volevo fare una domanda. Scusa, scassa un quazzo. Allora, ha capito chi è? Un grande cantante, lei che ha l'agenzia. Questo è un cantante che va venduto. Lei vuole l'autografo da questo cantante. Lei vorrebbe l'autografo. Mi dica la verità, vuole l'autografo cantante? Lei vuole l'autografo? Mo sta cantando, che cazzo chiede l'autografo ora? Il ragazzo sta cantando, per favore! Hai fatto tutto da da fastidio, eh? Hai detto non che ti preoccupare, il maestro ha capito che tu sei un grande cantante. Ma certo, certo. Allora, vi vorrei dire una cosa, che abbiamo una macchina nuova, abbiamo comprato una macchina ibrid, è qualcosa di sessuale però questo, eh. È bravo, fai l'applauso. Io ho la musica, veramente la musica io di pancia la faccio. Sì, è vero. Io faccio la musica di pancia di continuo, Abbiamo comprato una macchina ibrida, è metà meriva e metà dacia, merdacia. E quanto è bella quella, eh. Chi è una macchina veramente bella. Che è una macchina fantastica. E andiamo da... Che hai fatto? Niente, guardavo se c'è una zecca qualcosa. Non c'ho niente. Allora, noi abbiamo un repertorio internazionale, tanti pensano. Un repertorio internazionale, tanto per cominciare, non un repertorio come tutti, un repertorio internazionale. Che poi pensano che noi cantiamo O Sole Mio. No, pensate che noi cantiamo O Sole Mio. E infatti noi cantiamo O Sole Mio. La canzone fa così. È
bello questa cosa. Che bella cosa. È finita la canzone, finita. Già, fai l'applauso. Fai l'applauso. La sa perché abbiamo finito? Oh, ma perché l'accenda, 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 dici che perché la canzone così corta? Perché è corta? La canzone tu un po' scassi i coglioni, diciamo la verità, no? E allora invece uno fa 4, 5 secondi, che bella cosa, uno dice che cosa, che cazzo ne so, qualcosa sarà bella. Ma buona, un'altra canzone. Abbiamo fatto pure una serata con... Stai buona ancora, sei sicura? Che hai fatto? Che no, più la cintura, ma l'ho visto. Abbiamo... Vogliamo ricordare a tutti, anche al signor Mariano. Che cazzo che fa? Ruba roba. Ma che viene? Ruba in casa e l'altro. Allora, vogliamo ricordare al signor Mariano? Che abbiamo... Facciamo il Capodanno in piazza quest'anno, lui, lo sa? Capito? Sapevi? Eh? Dove? Come e dove? Non lo sappiamo, ci danno lo sfratto il 30 dicembre. Lo sfratto il 30, quindi se vogliamo venire a casa sua ci può dare una cosa. Se possiamo, signor Mariano, visto proprio il nome Mariano, se possiamo venire a casa sua, noi ci veniamo volentieri, lei si deve dai coglioni, ci lascia la casa e siamo a posto così. Vorrei cantare un classico. Non... No, perché ca fa male, ca insomma. Un classico di Gino Paolo. Che si chiama Sapore di sale, posso cantare? Sapore di sale? No, no! Ma hai trovato lavoro allora in quel distributore? Alla Shell. Allora noi cantiamo Sapore di sale, posso cantare? Va. Sapore di sale. Finita, fai l'applauso che questo è finito, perché dopo un po'... Vuoi dire che perché il sapore di sale così piano, così corto? Perché fa alzare la pressione. E dopo un po'... Scassi i coglioni. Scassi i coglioni. Bene. Finiamo allora questa canzone. Finiamo l'ultima canzone. Con una canzone molto carina, molto importante, che io ho fatto... Non è che l'ha acchiappata veramente, eh? No? Certo che l'ho acchiappata. E l'ho trattenuto, che se no fa così, capito? Scusate, scusate, se sono simpatico, scusate. Che hai fatto? Che è successo? La catena. Che è successo? La catena d'oro, tu cazzo! Ah no, me la sono scippata prima da solo, mi sono portato avanti il lavoro, vabbè, vabbè. Allora, l'ultima canzone, poi, come fa Baglioni, ci andate con io! Beh! Una canzone di zucchero, una canzone di zucchero, posso fare? Poca perché c'ho pure il diabete. Diamante. Diamante? Posso cantare? Respirerò. Non respirare. Perché? Ha cagato proprio. Ma che schifo. Vabbè, abbiamo scherzato. Ci divertiamo noi in finale. No, si è fatto davvero. Ma che abbiamo scherzato. Allora, vieni Graziano, vieni. Allora, ci divertiamo. Stai bene, stai bene. Stanno al mare. Ora non guardate, non pensate sia un super dotato. Al mare ero così. Che non sia un super dotato. Sulla spiaggia. Sei andato al mare così? Ero così, così sulla spiaggia così. Arrivo al mare così. Mi fidano, ho fatto, babbo ti vuole mamma, vai via, ha detto. Babbo, vai via, zitto. Babbo, zitto, ti ho detto, zitto! Babbo, c'è mamma, dove? Allora... Noi ringraziamo tutti, davvero ringraziamo la scuola, io domani sarò a introdurre l'iscritto. Cioè, non so come è preso. Cosa è successo? Ma mi pizzicava la testa. C'hai moglie a casa sola. Ah, Corneliuson. Allora, finiamo, ringraziamo tutti, ringraziamo naturalmente la preside. La vicepreside, cioè di là la nostra l'omasto, tutti gli amici, tutti i professori, ecco qua, qua. Io volevo parlare stasera anche di qualcosa in latino, però poi mi sono un attimino trattenuto, ecco. Lo so, però è la fellazio una cosa che e non solo, anche i più grandi filosofi
Sofocle, Clitoride, sì, questi altri non sappiamo, sappiamo famoso un po' tutto. Sofoclone. Sì. Allora, era la moglie. La concludiamo ricordando i nostri nomi perché non tutti se ne ricordano. Se vi è piaciuto lo spettacolo, Michi ricordate... Giustini e Graziano Salvatore. Se, se. Aspetta che non è finito. Se non vi fosse piaciuto, ricordatevi di aver visto Alto Giovanni e Giacomo. Giacomo. Buonasera. Buonanotte. Ciao, grazie. A domani. Evviva Roncalli. Ciao.